Buonasera a tutti, siamo al consueto appuntamento per fare il punto della situazione. Parto come al solito dai numeri: sono 18.234 i casi di positività in regione Emilia-Romagna, un andamento che è stato definito dal commissario Venturi un buon andamento. Entriamo in una settimana che ha avuto un trend sostanzialmente positivo, soprattutto se si considera un aumento sostanziale del numero dei tamponi rispetto a un elevato, diciamo così, risultato di tamponi negativi. In provincia di Modena sono 2.811 i casi di positività, 53 in più rispetto a ieri. Veniamo a Carpi, sono molto contento di darvi un dato positivo anche oggi: sono 7 i casi di positività riscontrati e sono a casa, quindi all'interno delle mura domestiche, e quindi sono evidentemente frutto dell'indagine epidemiologica e quindi sostanzialmente di casi che erano già stati circoscritti e quindi all'interno delle mura domestiche da contatti pregressi con altri positivi. Arriviamo quindi a 389 in totale. Anche oggi, lo dico con un sollievo enorme, non abbiamo avuto deceduti, quindi rimaniamo fermi a quella cifra comunque molto elevata di 40, ma anche oggi nessuna persona ha lasciato questa comunità. Sono dati che ci fanno e ci confermano che siamo sulla strada giusta, che i nostri comportamenti sociali sono comportamenti giusti, importanti, che non dobbiamo mollare di un millimetro, perché questa è una fase strategicamente fondamentale da giocare. È il momento in cui possiamo dare il colpo importante per ridurre e arrivare a quell'obiettivo che abbiamo, che è quello dei contagi zero. Si tratta di un passo ulteriore, fondamentale, nella direzione dell'uscita da questa emergenza. Non abbiamo raggiunto ancora niente fino a che l'emergenza non è finita, fino a che non abbiamo un ripetuarsi dei contagi. Ricordatevi che una persona positiva può contagiare più e più persone, quindi ci vorrebbe pochissimo, mollando un po' sul fronte dei comportamenti, sulle norme igienico-sanitarie, a ripartire con una situazione di infezione più complessiva. E quindi è fondamentale tenere in questi giorni. Sono arrivate a questo proposito 31.000 mascherine per il comune di Carpi da parte della regione Emilia-Romagna. La regione Emilia-Romagna ha acquistato 3 milioni di mascherine, che sta suddividendo. Una parte verrà data direttamente, non tramite i comuni, al tessuto produttivo, e quindi saranno mascherine che vengono date per mantenere l'ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro. 31.000 sono invece affidate al comune di Carpi per un utilizzo di tipo civico. Ora, cerco di essere chiaro per spiegare le modalità con cui andremo a immaginare di distribuire e preparare queste mascherine. Vi prego di essere attenti per non essere, diciamo così, dopo sommerso da domande che non colgono il punto centrale della questione. Come è stato spiegato dalla Regione, si tratta di un primo sostegno, un primo aiuto. Le mascherine vanno utilizzate in quei contesti dove non si può mantenere il famoso distanziamento sociale, in particolare nei luoghi chiusi. Quindi la mascherina all'esterno non è fondamentale, poiché se uno sta a distanza di sicurezza dalle altre persone non ha il famoso effetto droplet, quindi non arriva ad avere una occasione di infezione. Poi, per quanto riguarda il resto delle norme igienico-sanitarie, cioè se non si mette le mani in bocca, se non si sfrega gli occhi, eccetera eccetera, questo ormai dovrebbe essere diventato, diciamo così, elemento comune.
La mascherina è monouso ed è quella di tipo chirurgica, quella azzurra che vedete con le bandelle laterali. Quella mascherina ha una funzione che è quella non di proteggere chi la indossa, ma proteggere gli altri rispetto a chi la indossa. Quindi indossarla è un segno di rispetto nei confronti delle altre persone. Ed è per questo che tanti di voi, ad esempio, nei giorni scorsi mi hanno segnalato: abbiamo un problema quando andiamo a fare la spesa perché ci sono persone che non indossano la mascherina, in particolare in quel contesto la mascherina di tipo chirurgico, perché vi ricordo che le cosiddette FFP2, FFP3, quelle più professionali, che a volte hanno anche una, non sempre, ma hanno anche una valvola, sono quelle mascherine che vengono utilizzate in contesti sanitari, quindi di cura diretta rispetto ad una persona, dove, diciamo così, il tema è invece quello di non contrarre un'infezione perché si sta lavorando su un caso positivo. Bene, 31.000 mascherine non sono neanche una mascherina ad ogni nucleo familiare. Questo è quello che ci è arrivato. Onde evitare di disperdere, ma per dare al massimo della potenzialità questo tipo di sostegno, abbiamo scelto di dare le mascherine alle fasce che oggi hanno una difficoltà di tipo economico, e quindi sostanzialmente quelli che hanno fatto richiesta del bonus spesa alimentare, più un'altra serie di difficoltà sociali e sanitarie, poiché lì riusciamo ad intervenire dando un certo numero di mascherine a nucleo familiare per esigenze che sono esigenze di mobilità e di scarsità di mezzi nell'acquisizione. Nel contempo siamo andati a verificare in tutte le farmacie qual è la situazione dell'utilizzo delle mascherine. Vi chiedo, per quanto riguarda le farmacie, perché noi abbiamo avuto informazioni di comportamenti assolutamente virtuosi, ma nel momento in cui qualcuno mi segnalasse dei prezzi assurdi di vendita delle mascherine, me lo dite, ci penso io a segnalare la Guardia di Finanza da parte vostra, se qualcuno non vende le mascherine ad un prezzo consono. Le altre mascherine invece siamo decisi a suddividerle all'interno dei luoghi dove si va a fare la spesa, per metterli a disposizione di coloro che vanno a fare la spesa e non si proteggono. Perché vi ricordo, di nuovo, la mascherina è monouso e deve servire laddove non ci sono le opportunità di spazio per garantire quel distanziamento sociale. E per una persona che non è sul luogo di lavoro, dove i presidi dovrebbero già esserci, quel momento si chiama momento dove si va a fare la spesa. Non prendete al momento in nessun modo d'assalto edicole e farmacie, perché nella prima informazione che qualcuno ha voluto dare ai giornali stamattina mi è stato segnalato che sono state prese d'assalto le edicole: ci date le mascherine gratis, eccetera eccetera. Quindi sostanzialmente di questo numero di mascherine noi cerchiamo di rendere questo utilizzo il più efficace possibile. Sottolineo un'altra cosa: in questo momento le mascherine sono arrivate sigillate, ma non imbustate una a una. Quindi oggi ci sono i volontari di protezione civile che sono partiti con tutti i crismi igienico-sanitari, perché distribuire le mascherine significa non creare situazioni di potenziale aggregazione, perché altrimenti diamo una mano al virus, ovviamente, ma soprattutto le mascherine devono rimanere sterili e non possono essere esse stesse un veicolo di infezione. Sto dicendo delle cose banali, le dico perché so che ogni tanto sui social network partono dibattiti abbastanza, come posso dire, bizzarri. Vorrei che chi ascolta questa diretta fosse in grado di controbattere ad informazioni a volte sbagliate. Ho insistito su quella che è l'utilità della mascherina per comprendere un concetto: non può essere la mascherina
appunto quella chirurgica che ti fa immaginare che da quel momento hai lo scudo protettivo per il quale non ti becchi niente. Non è questo in particolare, lo ribadisco, la mascherina chirurgica non protegge chi la indossa, ma protegge chi sta attorno a chi la indossa. Se la indossiamo tutti, è un fattore di sicurezza collettivo, va indossata nei luoghi dove quella distanza di sicurezza non può essere tenuta. Siamo arrivati a più di 1500 domande su quello che concerne il bonus spesa. Tra domani e dopodomani sarà disponibile sul sito del Comune il modulo con le modalità tramite il quale gli esercizi commerciali, alimentari e di prima necessità potranno aderire al circuito appunto dei fornitori o anche dei donatori al sistema delle borse alimentari. Oggi alle 16 c'è stata un'importante conferenza stampa della Regione Emilia-Romagna, ha parlato il Presidente e il Sottosegretario Baruffi, ci hanno dato una serie di informazioni, io ne voglio citare alcune, le altre le leggerete domani sulla stampa, ma c'è una in particolare che istituzionalmente mi rende orgoglioso. Hanno sbloccato 65 milioni di euro che il personale sanitario, medico, paramedico con le varie funzioni che sono oggi a fronteggiare in prima linea questa situazione di emergenza, che si troverà nella busta paga con una media di circa 1000 euro a persona. Non si può quantificare quel lavoro straordinario che stanno facendo, ma penso che sia un modo per dire che adesso e io spero anche in futuro ci sia la piena attenzione per quella professione sanitaria che tanto spesso è stata messa in discussione, ma che oggi vede un ruolo, un'importanza determinante non soltanto nella gestione di questa crisi, ma anche nel riuscire a promuovere un concetto di salute collettiva, perché lo ribadisco, non è la questione di dire eroi o non eroi, ma io il tifo per chi oggi sta curando direttamente all'interno di quelle situazioni chi ha avuto la sfortuna di incontrare quella malattia e nel frattempo altri che continuano ad ammalarsi anche di altre patologie, insomma la vicinanza a loro è un elemento secondo me fondamentale. È stata anche annunciata un'altra operazione che reputo importante da dire, la Regione ha messo disponibilità e la prossima settimana vi sarà un appuntamento con il Ministro della Salute e Speranza, 20 milioni di euro per costruire un hub nazionale di terapia intensiva. Anche adesso, dove per il momento non abbiamo messo in crisi la struttura sanitaria di alta complessità, leggi terapia intensiva, la costruzione di questo hub può liberare progressivamente nello svolgimento di questa storia che stiamo vivendo una serie di impostazioni di terapia intensiva che sono state costruite man mano negli ospedali e nella rete più complessiva, non lo smantellamento di tutte le terapie intensive, ma un ritorno ai numeri precedenti, perché ci mettiamo in condizione di avere un livello per il fabbisogno regionale di autosufficienza e un domani anche di sostegno al sistema nazionale. Lo reputo un'operazione importante che può permettere anche alle strutture ospedaliere che cominciano a vedere un pezzo di quell'orizzonte, perché ribadisco, il tema era quello e rimarrà sempre quello di non ammalarci tutti assieme per non mettere in crisi le strutture sanitarie, di poter immaginare un ritorno a una riorganizzazione più complessiva. Lo state sentendo probabilmente da almeno un paio di giorni, vi sto dicendo che il problema non si limita al coronavirus. Oggi c'è gente che non va in ospedale perché ha paura di andare in ospedale e rischia di fare degli altri danni. Noi abbiamo bisogno che gli ospedali man mano completino una conversione in base all'evoluzione del virus stesso,
che consenta alle strutture ospedaliere di essere performanti e capaci di rispondere in totale sicurezza a tutte le altre patologie, incidenti, a quello che succede nella vita, che ahimè continua a succedere nonostante il coronavirus. Sono stati messi a disposizione 2 milioni di euro per la sanificazione delle strutture alberghiere, 5 milioni per un bando per le imprese per la sanificazione, che diventerà un elemento fondamentale quando arriveremo gradualmente, così come si interpreta oggi dalle riflessioni più generali, a una riapertura di alcune postazioni. Il tema di sanificare gli ambienti diventa un elemento importante. Sono stati annunciati anche 3 milioni e 500 mila euro sul mondo dello sport e 1 milione di euro sul mondo della cultura, che vogliono essere da sostegno a quelle associazioni, essendosi fermato totalmente il mondo dello sport da una parte e dall'altra parte il mondo della promozione culturale, che rischiano di sparire completamente per quelle che sono le loro attività. Ora, io quando parlo di sport e cultura qua a Carpi so che parlo di un mondo straordinario, di volontariato incredibile, di organizzazione, di promozione. Hanno dovuto sospendere le proprie attività. Lo ricordo sempre, il mondo sportivo carpigiano, anche con un grandissimo senso di responsabilità, non lo dico mai abbastanza, decidendo, nonostante il decreto nazionale permettesse la riapertura delle strutture, decidendo assieme all'amministrazione di continuare la chiusura di quelle strutture, e la storia ha dato ragione a quella scelta, lo dico con orgoglio, ma perché non fu una scelta soltanto dell'amministrazione, ma soprattutto di chi gestisce quell'impiantistica sportiva. Bene, si vedrà riconosciuta a vario titolo, adesso capiremo quale sarà il meccanismo di ridistribuzione, anche una serie di sostegni che possono essere determinanti per fare in modo che questa vicenda non, diciamo così, si ripercuota domani su quel ruolo fondamentale che hanno appunto l'associazionismo sportivo e culturale nella nostra società. Sono stati ricompresi i tirocinanti tra diciamo così i bonus di sostegno sociale, perché erano esclusi dalle manovre precedenti. Parliamo circa di 18.000 persone in questa regione e penso che sia fondamentale. 8 milioni di euro sono stati messi a disponibilità, ad esempio, del fondo delle cooperative sociali, che sono le altre che oggi stanno affrontando un momento particolare. Nel mondo della cooperazione sociale poi spesso sono presenti tutti i percorsi di inserimento lavorativo. Ovviamente in una condizione dove sono bloccati i cantieri rischiamo di vedere espulsi dal mondo del lavoro anche una serie di persone che in quel mondo del lavoro sono arrivate per percorsi che sono terapeutici e di inclusione sociale, e quindi per riuscire a mantenere, diciamo così, quel valore aggiunto che deriva anche dalla cooperazione sociale. Sono queste le informazioni, alcune delle informazioni, perché arriveranno anche risorse a sostegno più in generale dell'economia e dell'agricoltura, che sono state citate, ma attendiamo di leggere nel complessivo tutto il pacchetto di manovre. Mi andava di sottolineare con forza alcuni passaggi. Bilancio. Ieri sera è stato discusso in Consiglio Comunale a Carpi il bilancio ed è stato approvato. Lo reputo un atto importante, soprattutto perché conteneva un emendamento che è stato proposto dalla Giunta, quindi sostanzialmente direttamente dall'amministrazione, dal sottoscritto, per annullare un aumento di tassazione IRPEF. Come ho spiegato, avevamo in testa una città, quella città oggi, non, quella visione di città non può essere perseguita data questa condizione molto particolare che stiamo vivendo. Non era questo il momento per poter immaginare di ampliare la pressione fiscale. Come ho spiegato ai consiglieri comunali stasera, lo faccio anche ieri sera, lo faccio anche stasera dinanzi a voi, pronti a cogliere qualsiasi livello di defiscalizzazione che potremo mettere in campo una volta che si capirà che manovre e che elementi e strumenti porrà in essere il governo nazionale e quello regionale. Io ho finito facendo un appello che è stato accolto non da tutti, ma è stato comunque accolto da una parte del Consiglio Comunale, lo reputo importante perché comunque è un segnale politico.
di questo appello, ho chiesto di essere gruppo dirigente nel senso più ampio possibile, che abbiamo bisogno di unità, ho chiesto a quelle forze politiche che hanno anche un collegamento di tipo nazionale di trasferire un fate presto a Roma, perché questo è fondamentale, fate presto e fate bene. Da Roma noi abbiamo bisogno non soltanto del decreto legge Cura Italia, che serve, e ribadisco, a spegnere un paese per il momento, perché ha ammortizzatori sociali non solo, ma serviranno anche il Rialzati Italia e il Corri Italia, perché senza quello non andiamo da nessuna parte. Due giorni fa vi ho spiegato di un progetto importante, che è quello della bretella di collegamento. Non lo sto dicendo per propaganda, lo sto dicendo per spiegare una cosa che deve essere fondamentale, deve essere intuita. 7 milioni di euro di un intervento su un'infrastruttura che può avere un grandissimo peso sinergico di promozione economica del territorio, di facilitazione. Se fosse per me lo farei partire domani mattina quel cantiere, ma ovviamente oggi c'è un appesantimento burocratico che gira sugli enti locali. Ovviamente noi ci attendiamo e speriamo che nei disegni del governo e del Parlamento, che dovrà discutere i prossimi provvedimenti, vi sia anche l'opportunità di mettere il turbo alle infrastrutture. Lo dico in una giornata che dal punto di vista delle infrastrutture ha segnato l'ennesimo momento triste di questo paese, e sapete benissimo a cosa mi riferisco. Spendere soldi in opere pubbliche significa fare ripartire l'economia, significa ridistribuire risorse, significa fare in modo che lavori la gente, e quindi, superata l'emergenza sanitaria, avremo bisogno di strumenti di questo tipo. Mi auguro che ognuno di noi, con le proprie differenze, perché non potremo mai essere tutti uguali, sia capace di mandare questo messaggio a Roma. Non è il momento dei giochini, è il momento di portare a casa dei risultati. Abbiamo bisogno di dare risposte a questa comunità, e la prima cosa che faremo, e l'ho già detto, siccome oggi il presidente Bonaccini ha detto che il patto per il lavoro diventerà il patto per la ricostruzione, perché ci rendiamo tutti conto che il giorno in cui, ma poi non ci sarà un giorno in cui finirà questa partita, ci sarà un periodo in cui pian piano usciremo andando verso delle altre fasi di questa vicenda, ci troveremo in mano una situazione, a fare i conti con una situazione economica e sociale totalmente diversa da quella che conosciamo. Alcuni appunti ce li siamo presi, no? In questi giorni si può a volte lavorare da casa, non dipendiamo così tanto dall'auto, ci sono una serie di comportamenti che ci stanno cambiando. Bene, non sono ovviamente tutti positivi, ce ne sono tantissimi anche negativi, però significa che dobbiamo ricostruire, come si è ricostruito qua dopo il sisma, dovremo ricostruire un sistema economico e sociale che ridistribuisca ricchezza alle nostre persone, e le imprese sono una parte importante di questo. Bonaccini ha cambiato il patto per il lavoro in un patto per la ricostruzione. Noi a livello locale, e lo farà con degli esperti, umanisti, scienziati, analisti, bene, noi a livello locale cercheremo di fare la stessa cosa, su un piano di analisi dei fenomeni, e cercheremo di costruire assieme una traiettoria per rimanere agganciati a quel ragionamento regionale, che è fondamentale, perché da lì passano le risorse, le intuizioni, ma al tempo stesso per poter avere anche un punto di vista, passatemi il termine, di questa comunità e delle risorse che ha questa comunità, per ricominciare a costruire anche noi, con i nostri mattoncini, il futuro nostro e di questo paese. Grazie, buona serata.